Buonasera a te Massimo e ai nostri telespettatori. Hai detto bene, vale la pena risottolinearlo perché in questo periodo diciamo che le notizie buone non è che siano tantissime. Allora sottolineiamo che anche oggi il numero dei guariti supera e di gran lunga quello dei nuovi contagi. Infatti i nuovi positivi oggi in Abruzzo sono 153, mentre i guariti sono 427, guariti o dimessi. 153 è il numero dei nuovi positivi su circa 6.300 tamponi fra molecolari e test antigenici. L'età dei nuovi positivi va da 1 a 96 anni. Di converso c'è invece la notizia non buona, quella dei decessi, sono 25, 17 però sono ascrivibili a un riconteggio dei giorni precedenti. Sotto i 19 anni in Abruzzo ci sono 27 nuovi positivi, 13 nella provincia dell'Aquila e 10 in quella di Teramo e poi altri nella provincia di Chieti. Attualmente positivi in Abruzzo sono 10.260 persone, meno 302 rispetto a ieri. Il tasso di positività è basso, è al 2,5% e poi anche c'è il numero dei ricoverati in terapia non intensiva che sono 622 in tutto, più 2 rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva attualmente in Abruzzo ci sono 69 persone, meno 9 rispetto a ieri. Anche questo è un segno che fa ben sperare. In isolamento domiciliare con sorveglianza da parte della ASL ci sono 9.569 persone, meno 295 rispetto a ieri. È ancora L'Aquila la provincia con più positivi, 59, seguita da Teramo con 53, 21 a Pescara e 17 a Chieti, nuovi positivi ovviamente. Qui siamo proprio davanti al Covid Hospital di Pescara, dove veniamo spesso per il collegamento della sera, ma in realtà siamo stati qui anche questa mattina perché c'è stata l'inaugurazione di nuovi spazi, intanto di nuovi spazi per le malattie infettive, per separare i percorsi al pronto soccorso degli arrivi dei malati e anche nuovi spazi che riguardano il pre-triage. Qui proprio il presidente Marsilio, come accennavi, ha confermato che si proverà ad insistere con il governo per evitare che ci sia quella sospensione della zona gialla per tutto il mese di aprile. Marsiglia ha detto se saremo con dei numeri che lo consentiranno, perché tenerci in arancione anche per tutto il mese di aprile e ovviamente non consentire la ripartenza. Lo ascolteremo nell'intervista, ascolteremo anche l'intervista all'assessore Verì che ha dato qualche chiarimento in merito alle priorità nelle patologie per le prossime vaccinazioni. Sappiamo che sono quelle per i fragili e per i diversamente abili e tra l'altro da domani proprio sulla piattaforma, sul portale sanità della Regione Abruzzo potranno manifestare il proprio interesse alla vaccinazione i caregiver e i familiari di pazienti appunto di persone fragili o diversamente abili. Dunque Massimo, se sei d'accordo possiamo lasciar Perfetto. partire il servizio se non hai altro da chiedere. Va benissimo così, grazie Marina. Speranza ha una posizione esattamente contraria, l'ha ribadito con molta onestà intellettuale ieri nel confronto con le regioni. Tuttavia, io insisto, insistiamo con le altre regioni, spero che in queste ore il confronto porti a modificare questa posizione. La Regione Abruzzo già questa settimana è la seconda settimana in cui mostra valori da Regione gialla e sta pagando il prezzo di una decisione di un decreto-legge che ha tolto questa classificazione in questo periodo. Penso che sia sufficiente aver pagato già questo prezzo, che se alla prossima settimana, all'esito della prossima cabina di regia di venerdì, si registri che per la terza settimana consecutiva la nostra regione sia gialla, che giallo sia, perché altrimenti diventa, io credo, una ingiusta, come dire, persecuzione nei confronti di una categoria, un atteggiamento eccessivamente punitivo. E noi abbiamo anche sempre dimostrato che quando i contagi
dovessero aumentare, non aspettiamo nemmeno che ce lo dica Roma di chiudere, lo facciamo da soli. Come vengono valutate le priorità nel caso di pazienti disabili o fragili che abbiano manifestato il proprio interesse, visto che, ci viene ricordato, non è una prenotazione? Allora in che modo si valuta la priorità rispetto, non so, a un malato, una patologia più grave rispetto a una più lieve? C'è una persona che fisicamente fa questa valutazione? La piattaforma che noi abbiamo aperto alla Regione, che non è altro che una manifestazione di aderire, in prima istanza è finalizzato alle persone che hanno la 104 articolo 3,3, quindi quelle persone disabili che hanno l'accompagnamento. Queste persone non solo saranno vaccinate loro, ma saranno vaccinati il loro caregiver e le famiglie appartenenti, residenti nella stessa struttura. Per ovviare delle difficoltà che forse ci sono state all'inizio, da domani apriremo proprio la piattaforma per far iscrivere questi familiari e il caregiver per coloro che non ancora hanno avuto la possibilità di essere vaccinati. Poi abbiamo delle fasce per la somministrazione in base alle fragilità e seguiamo le fasce ministeriali, così come è stato riportato nell'ordinanza, nella delibera che noi abbiamo attuato, che ricalca le priorità a livello ministeriale.